Nel Vangelo di oggi, secondo Luca, dal capitolo 11, versetto 29 e seguenti, leggiamo: «Mentre la gente si affollava intorno a lui, egli cominciò a dire: questa generazione è una generazione malvagia. Chiede un segno, ma nessun segno le sarà dato tranne il segno di Giona». La folla chiede un segno a Gesù. Ne ha visti già tanti, ma non bastano. Vuole essere ancora stupita, vuole gesti eclatanti, manifestazioni straordinarie di miracoli strepitosi. Gesù risponde con durezza alla folla, come a voler dire che il miracolo non è per fare spettacolo, ma serve solo se porta a Dio, se spalanca il cuore a Lui. L'unico segno resta quello di Giona, cioè il richiamo alla conversione, al cambiamento di mentalità. La parola di Gesù è più grande di qualsiasi segno. Il miracolo può essere una scorciatoia, un'emozione che una volta passata ci lascia intatti nella nostra indifferenza. Di qui l'invito a chi segue Gesù a non correre dietro ai presunti miracoli, ma a riconoscere l'unico grande segno che il Messia ci ha lasciato, il segno di Giona. Giona venne inghiottito da un pesce in mare aperto e poi ributtato sulla terra per compiere la sua missione dopo 3 giorni. Così Gesù resterà per 3 giorni nel ventre della morte prima di ritornare in vita. La risurrezione è il grande segno da riconoscere, la grande novità della fede. La fede non è uno spettacolo, ma un incontro con colui che solo può dare salvezza in forza della sua morte e risurrezione. A tutti auguro una buona e serena giornata nella pace del Signore.